Mi sono perso perché la serata va salvata, perché Twitch a quanto pare ci sono dei problemi di lag, noi siamo in live lo stesso, vediamo un pochino se funziona tutto oppure se lagga. Mi hanno detto altre persone che hanno detto che vedevano, che hanno detto che, vabbè, persone che hanno visto in giro che c'erano dei problemi di connessione, laggava da altri streamer, quindi speriamo che non sia Anivia a fare problemi. Ecco, vedete, porca puttana, giusto il tempo di dirlo, cazzo, è esploso tutto, porca troia. Aspetta un attimo. Vedete ragazzi, giusto il tempo di dirlo che è esplosa la live. Indecente questa cosa. Indecente, cazzo. Ok, ci dovremmo essere. Allora, questo qua. E questo qua. Circa. Cioè, mi ho perso un pezzo del client, mi sa. Va bene, non importa, va bene. Cosa picchiamo? Abbiamo detto le blank. Vai con le blank. La rosa nera tornerà a fiorire. Heads win. Let's go. Allora, vediamo un attimo di sistemare il. Oh, eccolo qua. Quindi questo va sistemato così. Ok. No, non è questo, è questo qui. Non è nemmeno questo. Ok. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Ok. Ci siamo. Bene. Ma perché dovevi fare puzzle? Perché la nuova è una nuova cosa, feature che ha aggiunto League of Legends. Praticamente adesso ogni tanto tu devi fare i puzzle prima di poter entrare in partita. Così è più divertente, c'è cioè più spicy, devi sia riuscire a fare le rune giuste, piccare il champion e sia anche risolvere il puzzle. A volte succede, ragazzi, sono delle cose uniche del client di. Ok, siamo LeBlanc con un Jax con mezzo milione di punti in squadra, il possente tra l'altro, il possente Jax, abbiamo già vinto praticamente. L'unica cosa è che sono contro un'Irelia. Mi fa paura. E Irelia, ragazzi, lo Elo ci sono due alternative. Cioè, o fanno cagare o sono OP. Ieri abbiamo avuto la prova dell'Irelia Smurf, come al solito. E quindi speriamo che non sia una di quelle. Tra l'altro, ragazzi, guardate come mi si è fermato lo schermo in Road to Gold, letteralmente. Cioè, guardate che bello, che fierezza. Ah, fighissimo. Buonasera cugino chat, cosa mi sono perso? Niente, abbiamo appena iniziato. Dio, ma è le tank? No, non è le tank, però potremmo farlo le tank in questa scalata. Era proprio il client e non la cattura. Ciao Aleviva, grazie della sub, ben arrivato. Aleviva è riuscito ad abbonarsi, come cazzo hai fatto, caro? Rap, cosa ne pensi dei bot in low elo? Che sono stronzi, dei pezzi di merda. Più che altro mi dà fastidio quando ce li ho contro. Perché in squadra dici, vabbè. C'è più sfida. Conto dici c'è meno sfida e quindi tra noi. Cugino, ma la compilation di Pentakill la fai? Mi sono settato un po'. Ciao Gennaro Buontonno. Eh sì, staremo proprio lavorando anche a quella. Ci sono tanti progetti in corso, ragazzi. Piano piano li facciamo tutti. Più che la compilation di Pentakill, che non ha senso farla subito così, faremo i video di Pentakill di ogni lettera. Ok? Dopodiché faremo un video intero con tutte quante. Però, piano piano, così da far arrivare tutti quanti pian pianino. Faremo la super compilation alla fine con tutte le penta, ovviamente. Però per adesso non è nelle priorità. Anche perché la vogliamo fare bene, cazzo. Okay? È un video che sarà lunghissimo, deve essere bellissimo. Un video di 3 ore che vi riesca a intrattenere per 3 ore per tutte le conseguenze. Cioè, capito, ragazzi? Ecco, vedete, stessa cosa anche la domanda di Aphelios, ma così non è il sito nuovo che è diventato vecchio, vedete? Anche al sito stiamo lavorando, ragazzi. E comunque non è diventato vecchio assolutamente il sito, perché deve ancora uscire, quindi è nuovo. E questa domanda gli rispondo 20 volte a live, quindi ogni volta vi dico, ragazzi, è inutile che continuate a chiedere, perché appunto ci stiamo lavorando. Esplodibile anche sulle Blank? Assolutamente sì, Angio. Le Blank è famosa per i suoi scaling AD. Ok. Allora,
Dite che LeBlanc la sta smarfa? Che cazzo c'è qua dietro? C'è Pantheon. È ora di fare un'apparizione. Ma perché c'ho la voce così forte? Meno forte. Ovviamente non sembra smart. Beh, fa tutte le cose di tutte le Irelia main. Solo che non mi è saltato addosso al 2, quindi è un po' sus. Non lo so. Non mi sembra smart. Però è Irelia. È un champion molto potente. In ogni caso. Ok. Ciao Angie, buonasera. Cata. Per ora questo è il massimo che possiamo fare. Non possiamo fare troppo danno. Beh, oddio, se fa così. Se fa così, io ne approfitto, mia cara. Ehi, ciao. Molto bene, devo dire. Quella catena, ragazzi, sul suo flash era veramente on point. Porca puttana. Tanto le Irelia ormai fanno tutte queste build, quelle build OP. Sì, sì, sì. Ormai, cioè, il fatto è questo, ragazzi. Anche se è scarsa, quello che vi pare. Cioè, in late game, lei avrà una build che in 1v1 vince contro di me per forza. Perché io non posso one-shottare una tizia con tutta quella vita. Ma cosa ha fatto? Quella è sul posto, mi ha fatto molto ridere. Ciao amore, buonasera. Grazie Eva, Craco, grazie del follow, ben arrivato. Aleviva, grazie ancora per la salve. Sono molto contento. Siate felici. E divertiti. Ho tre pozzi. Ma sì, dai. Tre è meglio di zero. Jace Prodigy, sesto mese, arriviamo verso il boost train anche stasera, si parte quasi. Già metà anno, cuore rosso, grande cuginone. Grazie mille, caro. Torna presto dal cugino. Ok, manca Irelia. Annaggia sti minion che muoiono prima che li colpisco. Non si fa così. Ok. Potremmo gankare bot. Mi hanno rubato ieri la penta con Miss Esplodi e niente, volevo ammazzare. Voglio ancora ora ammazzare il mio amico. C'è Esplodi build anche per i miei Giangio, sì, è la laserata. Volete che vi spiego un po' sto champion? Vabbè, adesso ve lo spiego. Chi è che l'ha chiesto in chat? Non me lo so più. Ecco, questo è il suo attacco base. Come hai visto fa danni in base a quanto DI. 66, quindi 66 circa danni. Adesso stiamo andando incontro alla morte perché di qua c'è Irelia. Vedete? Questa è la spiegazione di come morire con le blank. A noi ce ne frega il cazzo. Purtroppo il roaming bot ci è andato a puttane, nel senso che mi ha fatto perdere solo del tempo. Avessi preso una kill sarebbe andato bene. Ho sbagliato. Quindi ora non leggo più la chat e vaffanculo tutti. E non ha più mana? Ma io ho un'altra cosa che lei non ha. Io non ho danni. Che bello. Ma va bene così. Fossi stato al 6 forse la uccidevo, ma purtroppo non ero al 6. Ah, lei ha già comprato Magic Crisis, tra l'altro, quindi purtroppo non riusciremo a fare nulla. Qua devo assolutamente comprare subito armor, perché sennò fanno il culo. Con le blanche è molto difficile farmare, infatti ho missato tantissimi minion. Questo perché mi sto distraendo un pochino troppo. Ragazzi, io vorrei fare tutto, ve lo giuro. Io vorrei leggervi e rispondere alle vostre domande. Però giustamente o farmo bene, o mi concentro tanto, oppure vi leggo. Quindi preferisco giocare bene adesso. Specialmente con le blank, che non la gioco mai. Ed è un campione che
difficile questo matchup, molto difficile. Perché lei ha 20 farm più di me pur facendo schifo, nel senso... giustamente più tosto farmare questa roba. Quindi mi concentro e risolvo il problema. Ok. Guarda di che danno, avete visto? Mamma mia, un danno ingente. Lei è imbarazzata. ...46 di danno base! 41 di danno con un'abilità! 200 danno, ok, questa fa danno, dai. Ha! Non so sa dove, ma ho tirato fuori i danni. Cazzo, sembro le tank. Non si sa come, ma nel momento del bisogno avevo i danni. Perfetto. Quando mi servono ce li ho. Quando non mi servono non ce li ho. Perfetto, come tutto dovrebbe essere, ragazzi. Non è bizzarra la vita? Non è bizzarro questo flash? Non è bizzarro questo inseguimento? Non è bizzarro il suo perdita di tempo? Ecco, basta. Non lasciami in pace. Ah! Ah! Oh, però ora un po' con le palle. Oddio! Non è bizzarro che non mi abbiano preso con nulla? Molto bene. Vedete che cazzo vi dico io. Oh. Beccatevi le protezioni. Acquisto protezioni. Ora sono protetto. Donna cugino Matrix, avete visto? Ho schiato ogni cosa. Buonasera cugino, sono appena entrato, che si fa stasera? Schifo! Si fa fare ai nemici però. Toh. Allora. Ora con questo briciolo di armatura dovrei essere più forte. Qua manca LeBlanc. No, sono io. Manca Irelia. E andiamo via. E se lo fregassi? Io non ho fatto niente. Amici, ho bisogno. Tanto male che attacco la ward. Bella ulti. Attenzione LeBlanc. Non ne parliamo più di quel blu. Non ne parliamo. Grazie. Ma questo no. Vabbè. L'ho preso io. Devo solo dargli una mano, ma... quando ho fatto partire la Q non aveva quella vita, lo giuro. Ok. Lì c'è una Jinx che può morire. E anche un Pyke. Ma porca puttana, ragazzi! Ma che azione spericolata è stata questa? Vai lì da te. Mamma mia, raga. Ah, però. Un alleato è stato ucciso. Io che nemmeno non riesco con champ che odio, sì che palle. Che cosa, Jesse? Vai, vai, compriamo un po' di tutto. Oggetti generici. Per danni generici. Perché quasi tutti i player che giocano Yasuo hanno problemi? In che senso problemi? Di autostima? Di tempo? Quanto tempo, buonasera, Pranky? Sì, non passavi da un bel po', cazzo. Ciao Riccardo, buonasera. Ok, ok, raga, dai, 5-0 LeBlanc. Alla fine sono quello con meno danni, ma con più kill. Ma forse allora ce li ho i danni.
Ora ho il dovere e la responsabilità di carriare. E dobbiamo farlo. Oddio no! Sono inseguito! Aiuto! Help! La pazienza è la virtù dei forti. Io ho aspettato che finissero le trappoline e me ne sono andato. Sapevo che non avrebbero ucciso in tempo. Possiamo andare lì però. Cosa fa quel pazzo? Ok. Più vado avanti, più Pantheon Jungle mi sembra ottimo. Serie di uccisioni interrotta. Ho sbagliato, forse. Speravo di riuscire a fare qualcosa di più. Però sono arrivati, sono intervenuti i suoi amici, gli zii. Zio Irelia, zia Irelia e zio Pantheon. E vabbè, l'hanno aiutata. Eccoti, ti cercavo intorno alle 21. Boh, ma a che ora inizi le live di solito? Ciao Xeb, non c'è un orario preciso. Gira voce che le live inizino verso le 22. Ma a volte sono le 22:10. Come oggi. Fingerti morto ha funzionato, assolutamente. Però adesso mi sono finto morto un po' troppo morto. Stiamo contro un Mordekaiser 4-0. Irelia ha appena preso 500 gol di shutdown. Cazzo, ragazzi, abbiamo perso il game. Abbiamo perso il game. E ma come facciamo a recuperare sto schifo? Sì, ma toglietevi dal cazzo, minion, che devo fare la catena. Sti minion di merda. Ah, dopo i minuti di starting soon è alle 22:22. Sì, però la live inizia quando inizia lo starting, non quando finisce. Quella è la mia ulti, guardate il minion come viene one-shottato. Fortissima. Tra 60 secondi possiamo shottarne un altro. Rap, tira il dado per me. Mi sento fortunato. Sì, ma non è possibile che non prende danno. Solo perché ha comprato delle scarpe che gli danno resistenza contro di me. Sì, ma non è possibile che ho Garen che muore. Fuck you, Baiach. Facciamo la prima torre, perlomeno. Devo fare 28 attacchi. Ho 0,69 di attacchi al secondo. Quanti secondi ci metterò a fare questa torre? Problema di matematica, risolvere, presto, presto! Niente, non avete risolto in tempo, non l'abbiamo fatta. Vado a provare a uccidere la botlane. Che palle, ogni volta che vado botlane quella se ne va. Che fastidio, io come faccio a uccidere le persone con sto champion? Cioè, questo champion si basa sull'andare a ammazzare la botlane e la botlane non muore. Perché non c'hanno mai voglia. E questo mi ruba il farm. Ma che cazzo fa, coglione? Ma perché? Già non farmo un cazzo. Sta farmando e basta. Non ha fatto nulla di utile sto Jax. Perfetto, gli fotto il blu. Il prossimo blu è mio. Oppure uccido i champion. Che non è male, ecco. Ok. Vabbè, senti, non ti prendo il blu, però voi mi aiutate a fare questo. Beh, ragazzi.
Perfetto. Quello scappa. Andiamo back, va, che c'ho un sacco di soldi. Facciamo così. Iniziamo a comprare Rabadon. Io con l'armor e base delle rune non vedo differenza. Gli altri sembra un glacial buffato da Orn. Sì, Angelo. I girotti vengono fatti alla fine. In effetti è un bel esperimento. Mentre Garen contro Mordekaiser e i due top laner che non muoiono. Non è vero. Cioè, chi vuoi che vince? Vince Mordekaiser. Perché lui sembra che stia perdendo. E invece no. Ciao Gino, come stai stasera? Oggi abbastanza. Abbastanza bene, faccio delle cose, mi diverto. Penso delle altre cose. Non è vero, in realtà sto malissimo, ma non posso rispondere così. Perché la società mi impone di rispondere che sto sempre bene. Beh, beh. Ok, Bojack. Che cos'è Bojack? Un nemico è stato ucciso. Sì, fra, non li... Perché? Non capire che va 0-10 carry il game, non deve essere Mordekaiser. Jax. Bojack Horseman. Non so cosa sia. Jax è sì, l'esattore, mi sta fottendo tutto. Boom, esploso. Va bene, Jax, tu farai il farm, ma io ammazzo tutti. Siamo pari. Giusto, sobrinare col mercoledì sera, è un problema? No, Luca, tu mi hai chiesto come stavo, e però non ne hai parlato di te, visto? Perché la società ti impone di chiedere prima agli altri come stanno loro, e di fregartene di come stai tu, e invece devi pensare anche a te stesso, cazzo. Cheat, faccio fatica con le blank. Ma no, all'inizio era difficile, ok? Come tutte le cose nella vita, all'inizio sono difficili e poi diventano facili quando le imparate. Funziona così, ragazzi. Bojack the Horseman, praticamente un uomo cavallo che diceva una cosa tipo: quando ti chiedono come stai, di solito la risposta è va di merda. Ma non posso dirlo, dovrei discuterne, dunque dico che va bene. Porca puttana, il Jax, hai rotto il cazzo. Va, adesso io ti farmo la giungla, vediamo se ti piace. Boh. Che bei lupi che ho trovato qua. Vai Garen, tu fottigli il Gromp. Vai, siamo d'accordo. L'ha smaitato, sto coglione. Piace, eh? I poteri forti. A volte l'aspetto inganna. Guarda, ho perso il carretto, cazzo. Per la fretta che mi ha messo. Perché ho oltato i cazzo di lupi. Mi cago! Vaffanculo. Me ne vado. Sì, ma non rispedirla da me. Niente, Aurelia si è fiddata. Però, ma che cazzo posso fare? Non sono un AD carry come te. Mamma mia, sta LeBlanc imprendibile. L'inafferrabile LeBlanc. Ciao Daltea, come stai? Vai. Sigmarule. Puoi spiegare e capire che stai giocando? Va bene, Bugfixan. Però si chiede per favore.
Buonasera, povero gatto, ciao! Che poi se farma troppo la lane non prende il debuff tipo i support. Sì, in teoria sì. Però non ce l'ha ancora, perché comunque si è farmato anche tanta giungla. Diciamo che farma e basta sto tizio. Allora, spieghiamo le Blank, ragazzi. Le Blank è una passiva che praticamente quando finite sotto il 40% di vita diventate invisibili per un secondo, tipo con le esplodi build. E poi tornate visibili con un clone. Quindi ti sdoppi il champion, ok? E quindi è un po' una mossa protettiva, ok? Bene, la Q invece mettiamo un marchio sul nemico che fa subito danno e con un'altra abilità lo facciamo esplodere e facciamo dell'altro danno. La W saltiamo in un punto e facciamo del danno all'atterraggio e dopodiché lasciamo un marchio dietro, che è qui. Quindi se noi ripremiamo W, wish, ritorniamo sul marchio, ok? Lei mettiamo una catena su un nemico che dopo un po' riesplode facendo danno e lo immobilizza. La ultimate invece ricrea l'ultima abilità che abbiamo fatto. Minchia, dove è sparito Pantone? One shottato. Ricrea l'ultima abilità che abbiamo fatto, ma in versione potenziata. In questo caso ho fatto QVR, quindi ho rifatto due volte la V ed è imploso Pantone. Comunque fa molto ridere come Jax, che ha farmato tutta la partita, ha scritto... ha chiamato il surrend, Tristana gli dà della bitch, e Jax dice top and mid deserve to lose, KS kids. Cioè, io e il top meritiamo di perdere. Perché siamo dei kid, dei ragazzini del KS. Ah, cioè, noi saremmo i ragazzini del KS. Ma dove? Cioè, noi avremmo rubato delle cose? Ma che cazzo, ma ha rubato tutta il farm da tutto lo start e siamo noi che stiamo rubando? I ragazzini del KS siamo? Ma è serio sto tizio? Ma veramente fa... 1, 2, 4. Io sono 13-1. No, no, lui ha partecipato a 5 kill. Al massimo gliene posso aver rubate 4. Deserve to lose. Ma vaffanculo. Sono 13-1. Sto carriando. Io al massimo merito di vincere. Quello di me che merita di perdere è lui. Però se perde lui, perdo anch'io. Brave che mi hanno ultato la copia. La tua squadra ha distrutto una torre. Non sono molto contento di quello che sta succedendo qua. Non venire qua. Una classica distrazione. Sangue freddo, manteniamo il sangue freddo. Manteniamo il sangue freddo. Stai zitto! Sangue freddo, sempre, ragazzi. In ogni momento restare sempre calmi, anche di fronte alla morte. Sempre, cazzo. E poi potete ribaltare la situazione, così si fa, cazzo. Impara. Ora possiamo rilassarci. Porca troia. Non si cede mai. Ok, adesso devo ammettere che in realtà ero un po' teso. Bene, comunque vi ho spiegato il champion. Ho preso il KS, cazzo, era la kill di Jax, gliel'ho rubata. E vabbè, dai. Jax in tutto questo non ha fatto altre kill. Stiamo giocando da soli. A meno Jax ha preso i draghi, io questo non gli posso dire niente. Bravo jungler. Ah, ragazzi, ma ho ricevuto una sub prima. Cazzo, scusate, chi era? Jack Monta! 3 minuti fa! Grazie della sub, caro! Scusa se non ti ho ringraziato, ma... sa che ero un po' concentrato. Grazie, Jack. Grazie tante. Modalità bestia! Madaltea! Mamma mia, ma quanto sei carina, grazie! Era troppo epico per non farlo. Era un momento troppo epico, cazzo. Cioè, un momento epico come quello. C'è una bella clippanza lì. Uff, bella Senna, li hai presi tutti. Perfetto. Grazie tante, Daltea.
Che cattiva persona, ma come no? Jack Monta, ma ti ho pure ringraziato. Va bene, dai. Andiamo, andiamo, Senna. Voglio stare dentro di te. Cioè, nel senso figurativo, ecco. Vai, Senna, siamo fortissimi insieme. Oh, questi lupi però mi hanno rotto il cazzo. Io però, ragazzi, devo vincere il game il prima possibile, altrimenti diventano forti. Non ho abilità, ma mantengo il sangue freddo. E il sangue freddo ci fa vincere anche oggi. Vedete che io sto muovendo la copia adesso? Voi potete muovere entrambe le LeBlanc. In quel momento stavo muovendo la copia per fargli credere che fosse l'originale, così se arrivava qualcuno magari me l'attaccava e perdevano spell o tempo. Perfetto, Mordekaiser è sparito. Oh, questo è il quarto drago, eh. Vai, vai, Jax. Se no te lo vengo a cappessare anche quello. Bene, bene, bene. Quarto drago, tanta roba. Non c'è più. Jinx sparita. È una magia. Dopotutto sono un mago. No, no, no. Oh, cazzo. Vabbè. Facciamo sparire la wave. Dai, dai, circa. Oh! Facciamo sparire gli spartani. Aspetta. Non farti vedere, fra. Ma 4000... Ma fatemi andare back, va. Grazie mille ad Altea di queste altre 5 sub. E di queste altre 7 sub! Ma mentre lo dicevo me ne hai fatte altre 7. Porca puttana potentissima questa d'Altea. Tra 2 giorni devo rinnovare per il secondo mese. Alexa, ricorda la sub. Vai, Alexa, ricorda che devi rinnovare la sub a Cugino Rap. Vai, Alexa. Tra 2 giorni. In agenda. Beh, se qualcuno c'ha Alexa, gliel'abbiamo attivata. La tua squadra ha distrutto una torre. Nobody gets past Teemo. Alexa, imposta sveglia alle 4 di mattina. Chissà se qualcuno... Stanotte si sveglia qualcuno. Molto bene. Grazie ad Altea di queste sub. Molto bene. Ehi, no, non c'è nessuno qui. Ah, l'hai fatto davvero, ti sei attivata. Cazzo. Quelli erano 1000 danni precisi. Fantastico. Non c'è più Jinx, l'ho investita col mio peso. Ma perché quelle blanche così potente? Disintegrata. 1000 danni precisi. Ma è fantastico vedere questo 1000 così. Oh no. Non capisco un cazzo, io premo tutti i tasti. Boh, spero che muoiano. Abbiamo un problema qui. Qualcuno ha troppa resistenza magica e adesso risolviamo il problemino. Cazzarola. D'Altea, grazie ancora di queste sub. Ma come? Ma D'Altea, ma sei 75? Cugino, userai Sintra in mid prima del rivolto.
rework o aspetto che esca? No, la userò col rework, la Syndra. Tanto col, prima del rework abbiamo già fatto Penta, Syndra va benissimo così e l'ho giocata anche troppo, Syndra. Ho fatto tipo 8 partite sul canale Uncut. Quante partite ci saranno con Syndra? Brava Senna, tu sei fantastica. Tra l'altro esiste una marca di sale iodato, mi pare, che si chiama Senna. Quindi fantastica. E abbiamo preso S proprio in onore di Senna. 22-2, questa LeBlanc è stata bravissima. Tutti che hanno onorato Senna. Bene, bene, bene. Jax, we deserved to win. Ecco. Deserved.